C'è un giornalista dell'Espresso che si è esercitato in un strano componimento, l'abbiamo sentito più volte, Tommaso Cerno, la suo Inferno, e ora sta portando questo libro nei teatri, nelle piazze, con uno spettacolo. Questo spettacolo contiene una canzone, pensate un po', che è ispirata a Ruby. E allora sentiamo questo file e poi sentiamo cosa pensa Cerno di queste donne che sono venute intorno al cuore del cavaliere. Ruby mi chiamano loro, ma son carima, che vengo della terra del sultano, non quel d'Egitto come dissi prima, quando d'arco re il gran caimano. Per liberarmi dalla galera, mentì che fui nipote del sovrano. Ora che vaghi in questa notte nera, e che ci chiami escort non mignotte, vorrei spiegarti bene la com'era. 18 stagioni non l'avea rotte, ma chi vietò libito in sua legge, fece più mal di noi che siamo corrotte. Ma che Italia siete, se qui si usa processare il capo che non piace, non per le sue colpe e per quel che abusa, ma per la donna stessa con cui giace. Allora teniamole sullo sfondo queste note mentre accogliamo Tommaso Cerno. Buongiorno. Buongiorno. Cerno, ma che si mette a fare pure lei? Ferrara vuole bere il sangue degli oppositori di Berlusconi. Lei si mette a scrivere canzoni arabiche. C'è una metafisica nella narrazione di Berlusconi. Essendo lui ipernarrativo, il giornalismo e chi si approccia a lui deve maturare nuove forme di espressione, perché non basta la prosa per raccontare lui. Cioè, quindi va bene sia Ferrara che vuole bene il sangue e lei che scrive canzoni in stile medio orientale? Stile medio orientale, perché ho fatto un'operazione alla Manzoni con Lucia. No, Natali, ma stia calmo, Manzoni. Perché ho nobilitato Ruby oltre il suo livello, per cercare di portarla ad essere non la escort o mignotta o siamo tutti puttane del rossetto, del processo e di ciò che abbiamo visto, ma un'anima, come dire, che si rivolge a un popolo d'italiano in molti aspetti simile a ciò che abbiamo visto, per chiedergli: sì, va bene, avete fatto quello che dovevate fare, ma siete sicuri di avere risolto i vostri problemi, di averli estirpati? Non è che li avete accresciuti? E quindi è questa la domanda che lei pone. Ma che ne è la vicenda di Berlusconi in tante diverse vicende, come andrebbe fatto in un paese, diciamo, che ha tutta la storia di filosofia che ha l'Italia, e non sempre approcciarsi come nella curva di uno stadio alle cose. Che ne pensa di questa storia della candidatura di Marina Berlusconi? Beh, la trovo di una naturalezza estrema per due ragioni. La prima: abbiamo detto per 20 anni che Berlusconi ha costruito un modello, piaccia o no, di partito basato sull'azienda e sulla sua famiglia, quindi trovo naturale che sia la figlia che sancisce il passaggio generazionale. Che cosa più di un figlio dentro una dinastia
può stabilire il passaggio vero di timone a capo di qualche cosa. È un kennel di puttaniere che trasferisce dentro la famiglia il seme della sua grandezza, cercando nella figlia più intelligente, più preparata e più grande nel mondo berlusconiano, quello della Mondadori, quello suo, che è l'unico a cui lui si rivolge, la soluzione che non ha trovato in 20 anni dentro le pecorelle del suo gregge. Ne avesse trovata una che valeva la figlia, probabilmente l'avrebbe da tempo schierata. Dall'altra parte c'è una sorta di sicurezza interiore per tutti i militanti di Berlusconi, per i suoi dirigenti, che portando lo stesso cognome, quella che sarà virtualmente il suo successore, non dovranno scannarsi per dire chi è meno incapace, perché poi le primarie erano già diventate, ti ricordi, 19 candidati nel giro di una settimana. E quindi è naturale, cioè nel modello berlusconiano ci sta anche questa successione da sovrano. Se lui è sovrano, cede per sangue e non per virtù il suo scettro. E la Santanchè ci ha detto pochi minuti fa al microfono: meno male, finalmente una donna. Quindi poi c'è anche questo fattore, il fattore rosa. Nel senso, voleva dire finalmente una sola donna, perché adesso negli ultimi anni eravamo abituati a averne tante. Finalmente una sola donna. Beh, in qualche modo la figura di Marina dovrebbe porre fine anche a tutta la dimensione privata eccessiva del padre, in quanto, essendo donna, rappresenta comunque un modello di essere Berlusconi diverso. È una donna dei Berlusconi. Ma potrebbe essere efficace elettoralmente? Beh, potrebbe esserlo, sì, nel senso che rappresenta una nuova generazione, è una donna, e questo è vero, è un manager che porta quel cognome, quindi nella destra, nella mentalità del centrodestra, che non ha bisogno, come il centrosinistra, di una percezione tattile della democrazia, ma ha bisogno di certezze alla base del proprio agire, ha bisogno della concretezza della leadership, dell'avere deciso qualcosa, dopodiché si alliano, si schierano, si mettono come gli eserciti, per loro può servire. È evidente che se tu sposti a sinistra un ragionamento di questo tipo sarebbe deflagrante. Vi immaginate il figlio di Bersani a guidare la sinistra? Sarebbe no, anche se fosse un genio. Ma di là funziona, può funzionare, nel caos globale può funzionare, anche perché Marina Berlusconi vale 500 Alfano, 450 Rosetti, 350 Galan, e quindi ha una sua dimensione, come dire, anche di pubblico apprezzamento nel mondo di Berlusconi. E è un concerto di donne, perché abbiamo la Santanchè che sta in attacco, abbiamo la Pascale che scende in campo per difendere il marito nella puntata, nella manifestazione di Ferrara, e poi avremo Marina. È un tridente di donne, non ti stupisce questo? Beh, è uguale, a giudicare da quello che abbiamo visto fino adesso, che le donne si assumessero un ruolo di protagonista può sembrare quasi naturale. Abbiamo due modi diversi di essere donne, evidentemente, nel mondo berlusconiano. La donna che diventa in qualche modo l'attenzione del capo fuori da quella che è la dimensione pubblica, e quindi questa idea della corte, questa idea dell'harem su cui si è costruito, anche grazie a una legge fatta malissimo nel 2005, un processo. E poi abbiamo la donna manager, la donna leader, la donna uomo, che invece non soltanto difende la libertà di Berlusconi di agire come crede, ma ne rappresenta la parte dolce, come a testimoniare con la sua presenza che non vi è offesa nei confronti dell'essere femminile, ma anzi una visione, una dimensione di assoluta parità. È il capo che ammette al proprio cospetto inferiore e nell'ammetterlo la eleva, è un concetto sveviano se ci pensi. E in questo senso la moltiplicazione delle donne dentro i ruoli di potere del centrodestra, comunque generalmente migliori della qualità politica maschile che Berlusconi ha prodotto negli ultimi anni, fa da compensazione a questa idea che la donna è soltanto la merce o la vergine sacrificale portata diciamo alle fauci del drago, come raccontò anni fa Veronica Lari. Senti, ti volevo chiedere una cosa, ma non c'è una sorta di contrappunto fra un PDL molto maschile e una sorta di milizia personale di Berlusconi tutta femminile? Cioè sono come due facce apparentemente inconciliabili, no? Sì, però guarda, dunque il punto di incontro è sempre in questa doppiezza berlusconiana, no? Berlusconi si fa accompagnare dal 94 in poi da due caratteristiche che nel tempo si modificano, ma nella
sostanza rimangono identiche. Una certa confusione tra pubblico e privato, che col passare del tempo diventa enorme e che nel processo Rubbi è in qualche modo rappresentata in modo sacrale, no? Il Presidente del Consiglio, che pur non agendo da Presidente del Consiglio compie un reato da Presidente del Consiglio così grave da causargli 6 anni di reclusione più quello della prostituzione minorile. E quindi questo sormontare ciò che è tuo da ciò che è di tutti, che non deriva dalla voglia di avere di più, come nel caso di un Penati, ma deriva dall'idea di essere lui ciò che già ha tutto, e quindi da una sorta di legittimazione di grandezza a poter gestire come fosse proprio anche il bene di tutti. E dall'altra una intolleranza fisica naturale alle regole, cioè l'uomo che si sente così sopra tutti da non avere bisogno delle regole, che diventano quindi necessarie per chi è piccolo, ma non per chi è grande, perché chi è grande, anche se le viola nel nome di qualche cosa di più grande, nel caso di Rubbi addirittura nel tentativo di salvare l'Italia da chissà quale incidente diplomatico, quando invece poi l'unico incidente diplomatico è avvenuto tutto dentro la casa sua, dentro la sua corte. Quindi in questo senso la sua classe dirigente, quella degli ultimi anni, è tutta maschile, perché rappresentava fino a qui la versione in tono minore del maschio dominante, quindi c'era il grande capobranco e c'erano i lupetti, e dovevano essere uomini, perché nell'essere uomini potevano in qualche modo affermare questo modello. Oggi che succede? Che dentro questo modello si è ha contribuito a cambiare completamente la percezione del rapporto tra capo e partito, e mettendoci di mezzo le donne, intese come luoghi ove Berlusconi passava del tempo, diventano le donne i veri uomini, perché sono le uniche capaci di dire e fare in difesa di Berlusconi ciò che fino qui, fino a Rubbi, potevano fare gli uomini. Quindi io immagino un partito che avrà sempre più donne nei ruoli principali, e saranno donne che sono in realtà i nuovi uomini del PDL. Tant'è vero che Ferrara ha cominciato a mettersi il rossetto, perché in questa inversione dei sessi che è necessaria, tu l'uomo si deve finalmente truccare e deve diventare lui l'oggetto del desiderio, visto che chi comanda ormai è donna. Oh mamma, è una... non avevo pensato a questa sorta di chiasmo metaforico. E saluto Fabio Martini, cronista principe del Transatlantico in servizio alla Stampa, buongiorno. Buongiorno a voi. Che cosa dici di questo terremoto che si è innescato con la sentenza? Veramente il PDL sta cercando una sua successione, lo sta cercando dentro la famiglia Berlusconi? No, quante volte abbiamo detto tutti, è finito, Silvio è finito. E forse stavolta lui stesso ha capito che non c'è più un ritorno possibile, e lo conferma anche lo stato d'animo, perché sui giornali, in generale, su radio, televisioni, si dà conto al solito dell'ira, che è una forma retorica, è un po' un luogo comune. In realtà stavolta l'uomo viene raccontato come depresso, scioccato, perché ha la sensazione che questa volta vogliano andare fino in fondo, no? E anche perché ormai è diverso tempo che lui non è più al governo, e quindi non ha più potuto produrre quelle leggi che avevano via via rinviato il momento del giudizio, il momento finale. Quindi avranno le femmine che evoca il collega e i maschi del PDL il coraggio, l'ardire di prendere il comando, oppure ci sarà una nuova dinastia? Questo è ancora. Cerno, da narratore letterato, ci ha parlato di questa metafora bella di Ferrara che si mette il rossetto perché le donne prendono il potere, però ci sono molti malumori fra i maschietti del PDL. Citavo alla stessa Santanchè pochi minuti fa Brunetta, che ha detto non ci piacciono le dinastie, poi ci sono i frondisti. Potrebbe esserci una spaccatura dentro il centrodestra, secondo te, se c'è questo scarto, questo strappo, Marina candidata?
Ecco, se noi andiamo con i canoni del passato diremmo no, perché non è mai accaduto che con Berlusconi in vita, cioè vitale, ancora forte e soprattutto ancora possessore di quel giornale, di quelle televisioni che sono veramente la sua ultima arma, non si ragiona mai a sufficienza sul fatto non tanto che lui sia sì, controlli dei mezzi televisivi e questo va bene, ma sono soprattutto un'arma, usando molte virgolette, di ricatto. Chiunque abbia tentato di mettersi in proprio è stato investito prima o poi da una tempesta di diffamazioni o anche di storie che erano state tenute nascoste, e quindi questo elemento ancora giocherà, cioè lui, chiunque cercherà di farsi avanti per conto proprio sarà investito prima o poi da una tempesta di fango. Da questo punto di vista l'idea che possa essere Marina la sua erede, come dire, dà un tocco americano alla vicenda, nel senso che negli Stati Uniti, come tutti sappiamo, da più di 20 anni il potere è quasi tutto nelle mani di 2 o 3 famiglie politiche. Tommaso, immagino che tu abbia ascoltato quello che ha detto Fabio. E secondo te il modello, tra virgolette, americano o modello sudamericano, cosa passerebbe nella grande comunicazione? Questo dipende da Marina, non tanto da Silvio Berlusconi. Io sono molto d'accordo con quello che è stato detto, però bisogna provare anche a ribaltare il ragionamento, nel senso che se una parte della destra, come Brunetta lascia intendere, vuole mostrare i muscoli in questo momento, non è detto che sia perché è contraria alle dinastie, perché un centrodestra contrario alle dinastie che da 20 anni sta con Berlusconi è una contraddizione in termini, nel senso che di lui si può dire tutto tranne mettere in dubbio che tutta l'impostazione della sua discesa in politica fosse una dinastia. Poi esistono delle dinastie che si trasmettono attraverso il sangue, come in questo caso ci propone, delle dinastie che si trasmettono attraverso i partiti, perché non è che nella sinistra non esistano delle dinastie, non è che noi abbiamo assistito l'anno scorso a delle primarie che hanno mostrato che non esiste un cordone umbilicale tra chi comanda e chi discende da lui dentro i parlamenti, dentro le maggioranze. A chi ti riferisci? È una larga perifrasi, ma a chi ti riferisci? Di dinastie? Mi riferisco per esempio al rapporto controverso che c'è stato dentro il PD tra Bersani e Renzi, che lasciano intendere anche lì due dinastie. Però famiglie politiche, non dinastie. Famiglie politiche che comunque si trasferiscono magari attraverso lo strumento del voto e non lo strumento della generazione di un figlio, ma che portano con sé lo stesso DNA, lo stesso modo di pensare, gli stessi interessi. Quindi in qualche modo nelle dinastie politiche italiane quella di Berlusconi è un'anomalia, lo è da 20 anni, lo diventerebbe in maniera esplicita in questo momento, e nel diventarlo in maniera esplicita probabilmente potrebbe anche subire una catarsi rispetto al capo che comanda tutto, perché lui comunque non sarebbe più il capo che comanda tutto. È una... Ti fermo, lo chiedo subito a Fabio. Fabio, da prevedere. Fabio Martini, ci sono famiglie politiche anche a sinistra? Ci sono piccole dinastie, ora si è detto, della sorella Ibarca, di piccole cose, forse c'è il precedente di Armando e Maura Cossutta, ma... Sì, ma dinastie culturali, no? Non necessariamente di figliolanza. Sì. No, effettivamente Cerno si riferiva a dinastie culturali politiche e che però, occorre dirlo, si sono comunque confrontate con il voto. Perché se no diventiamo, come dire, tutti iper critici su tutto, ma Bersani ha vinto le primarie, oggi le perderebbe in modo clamoroso, ma le ha vinte, quindi si è confrontato. No, non mi sembra che, come dire, il potere intellettuale in Italia è in mano ai chierici della sinistra per effetto di una straordinaria politica culturale avviata da Togliatti e poi proseguita nel corso degli anni con sempre minore successo dai suoi successori, però questa forma speciale che assumerebbe la trasmissione del potere da Berlusconi alla figlia
onestamente non chiamerei in caso né gli Stati Uniti, che io ho diciamo chiamato solo per quella piccola analogia con i Clinton e i Bush e non solo, e neanche il Sud America. Sarebbe veramente una vicenda italiana, straordinariamente italiana. No, perché insomma, che adesso lui trasmetta il potere alla figlia e gli altri seguano, beh, insomma, sarebbe una forma di conformismo impressionante. Beh, noi abbiamo visto personaggi come Bossi intendere, pur poi non facendo. Ma gli è andata male Bossi. Gli è andata male, appunto. No, gli è andata male. E poi gli è andata male perché suo figlio era un personaggio impresentabile. Se suo figlio fosse stato Marina Berlusconi, forse gli andava meno male. Giorgio Lamalfa. Sì, ma ci sono i casi, no, certo. Beh, ma poi dopo lui se l'è in qualche modo mantenuto, poi, il suo piccolo orticello. Nella politica, come si chiama? Anche Renzi è un figlio d'arte. Si chiama Delfino. No, che cos'era il Delfino nella storia delle monarchie? Era il predestinato al trono per ragioni di sangue. Allora, che tu costruisca un Delfino dentro le regole del tuo partito, che comunque è un'associazione privata e legata alla cultura che la unisce, e che poi questo figlio sia anche il figlio materiale nel centrodestra italiano, è la cosa di minore anomalia che Berlusconi ha fatto negli ultimi anni. Mi sembra un dibattito interessantissimo, però ci dobbiamo fermare per la pubblicità. Se siete disponibili, vi chiamiamo fra pochi istanti. Grazie. Teleselezione.